e mio fratello che si sta per mettere a giocare al PC. Perché in questo video andrò a riempire di virus il computer di mio fratello per fargli uno scherzo leggendario. Andrò infatti a installare 100 e più virus sul suo PC da gaming, così tanti che il computer impazzirà completamente e diventerà inutilizzabile. E quando mio fratello tornerà a casa e proverà ad accendere il PC vedendolo pieno di virus, secondo me impazzirà completamente. Ok, va bene, ma come farò a realizzare questo scherzo? Allora, in questo momento mio fratello è ancora a casa, quindi non posso parlare forte. Cioè, è di sotto in cucina che sta mangiando e probabilmente si starà guardando YouTube con qualche video tipo: giuro che se questa capra ha un iPhone 8 nei pantaloni. Sta di fatto che mio fratello uscirà di casa più o meno verso le 4:30, 5. E la mia idea è di sfruttare quel momento per riempirgli il computer di virus. Il fatto è che questo qui però deve essere uno scherzo. Solo che se io gli riempio il computer per davvero di virus, non è uno scherzo. Cioè, gli distruggo il computer per davvero. Quindi, come posso fare? Dovete sapere che quando voi installate un'applicazione nel computer, la scaricate dentro la memoria. E se per sbaglio scaricate anche un virus insieme a un'applicazione, anche quel virus sarà solo installato sulla memoria. E quindi ho pensato, se io tolgo la sua memoria con tutti i suoi dati dal computer e vado però a sostituire quella memoria con un'altra che invece ha Windows totalmente pieno di virus, lo scherzo potrebbe riuscire senza fare troppi danni. Perciò quello che devo andare a fare adesso è prendere un'altra memoria e installarci sopra Windows per poi riempirla con 100 e passa virus. E poi invece, quando mio fratello non sarà in casa perché sarà a basket, andrò a scambiare la memoria del suo computer con quella piena di virus, in modo che quando lui tornerà a casa e accenderà il PC vedrà il disastro totale che c'è lì sopra. Quindi, come al solito, è ora di andare a distruggere un computer. Non sta mai su quel cappello di me. E stavo pensando a quale computer usare per questa impresa, quando poi mi sono ricordato di una cosa. Ovvero che io qualche settimana fa avevo fatto questo video, dove sono andato a distruggere un mio PC da gaming installandoci sopra un sacco di virus. E allora ho pensato, ma perché non prendere la memoria di quel computer che già ho riempito di virus, solo che ce ne aggiungiamo ancora altri per fare ancora più casino. E per questo motivo abbiamo qui il PC da gaming. Direi di non perdere altro tempo e di metterci al lavoro. Ok raga, il computer si sta accendendo e, giusto per capirci, è già un miracolo che si accenda. E infatti è morto. Cos'è successo raga? Perché già si è spento, non si accende più? Riproviamo ad accenderlo. Oh, almeno si accende ancora ed è già positivo. Alleluia, ci siamo signori. Oh, che bello. Questo qua è il desktop del mio computer pieno di virus. E anche se adesso sembra tutto quanto normale, da come potete vedere è già partita la rotellina che gira, quindi in realtà tutto normale non è. Eccoli qua ragazzi, che già iniziano ad aprirsi i virus. Signori, non posso nemmeno chiudere le cose, mi si è già impallato tutto. Cioè, questi che sono partiti raga sono tutti quanti dei finti antivirus, che in realtà sono dei virus. E non sono neanche tutti quelli che ho installato, perché ho installato molta più roba qua sopra. Perché infatti all'interno di questa cartella ci sono quasi 100 virus che io ho scaricato su questo computer, e che alcuni sono già installati, mentre invece altri devo aprirli io manualmente. Quindi mentre mio fratello non c'è, glieli installeremo tutti quanti, glieli apriremo tutti, così che quando arriva proprio lui accende il computer e vede il PC pieno di roba, voglio proprio disintegrarlo di virus in modo che a lui gli prenda il panico più totale. Prima che il computer veramente mi scoppi, partiamo, iniziamo a installare altri virus. Screen Screw, io questo non mi pare di averlo installato l'altra volta. Vai, installa, vediamo che succede. Cos'è sto coso? No, ragazzi, c'è lo schermo che mi sta andando completamente a puttane. C'è sta linea nera che va avanti di qua. Windows Accelerator Pro. Io non so neanche più cosa sto installando, ma vai, mettiamo anche questo. Cos'è sta roba? Io ve l'ho detto che di virus questo computer ne aveva tanti, ma non mi ricordavo nemmeno io ce ne... So cosa è successo, ma quel virus che ho cliccato mi ha fatto riavviare il computer. Si sta ancora accendendo, il che è positivo. Ok, sto entrando. No raga, perché schermo nero? Cosa? Sto virus mi ha completamente distrutto il computer. Io non posso più fare niente, non posso neanche chiuderlo. Devo ricominciare da capo, voglio ammazzare. Sono riuscito a far ripartire quel computer e ragazzi adesso siamo nel desktop. Cioè, prima avevo installato così tanti virus che il computer è proprio morto ancora prima che arrivasse a mio fratello. Ma comunque adesso signori,
il computer è tornato operativo e mentre reinstallavo Windows mi è venuta un'altra idea. Mi sono infatti ricordato di un virus veramente assurdo che potrebbe davvero far riuscire lo scherzo mille volte meglio rispetto a prima. Perché sì, ok, prima avete visto che sul computer c'erano un miliardo di virus, succedevano un miliardo di cose, però tutti quei virus non fanno effettivamente paura. Cioè sono solamente tante robe che si aprono a caso, tanti pop-up, e secondo me non hanno così tanto effetto su mio fratello, perché alla fine dobbiamo riuscire a farlo spaventare, dobbiamo fargli pensare che il suo computer è stato completamente hackerato, distrutto e non funziona più. E beh signori, mi sono ricordato di un altro virus che potrebbe funzionare ancora meglio di tutti quelli che abbiamo visto prima. E signore e signori, se vi state chiedendo il nome di quel virus, è MEMS. Il virus MEMS che ho messo qui sul mio desktop è uno dei virus più pericolosi e assurdi che ci siano al mondo, perché fa tipo glitchare tutto quanto lo schermo, fa impazzire il computer, fa venire un sacco di errori, apre pagine a caso, insomma è veramente uno dei virus più pericolosi e caotici che ci siano al mondo. E di base, se voi installate questo virus MEMS sul vostro computer, diciamo che succede questo. Ma per fortuna ne esiste un'altra versione, che è questa qui che ho caricato, che è la versione MEMS Clean, ovvero sempre lo stesso virus che vi fa letteralmente impazzire il computer, ma non lo distrugge, perché infatti può essere disattivato quando vogliamo. Questo però non vuol dire che non sia pericoloso, perché se io vado a cliccare qua sopra, diciamo che non succedono cose belle. Ecco, quello che andrò a fare ora è avviare il virus MEMS sopra al computer per vedere bene tutto quello che può fare, e poi quando mio fratello uscirà di casa e non sarà più qui, io andrò a fare lo scambio delle due memorie, e quando lui tornerà proverà ad accendere il suo amato computer e lo vedrà completamente distrutto, inutilizzabile dai virus. Ma basta parlare adesso, vi ho spiegato fin troppo, il piano lo abbiamo capito tutti, non mi resta adesso che andare ad aprire il virus MEMS. 3, 2, 1, vai. Quello che si è aperto e che vedete qua è il pannello di controllo di questo virus. Da come vedete infatti ci sono tutti quanti questi pulsanti che sono dei pezzi del virus da far partire. Ad esempio, come io vado a premere questo pulsante, il PC inizierà ad aprire dei programmi o dei siti a caso. Cliccando questo, il mouse inizierà a muoversi completamente da solo e quindi non risponderà più ai nostri comandi. Con questo invece la tastiera inizierà a scrivere cose a caso. Premendo questo qui invece possiamo far partire dei suoni di errore a caso, quindi Windows comincerà a fare tutti quanti dei suoni di errore, mentre invece premendo questo lo schermo inizierà a flashare, a glitchare, a fare tutte quante delle robe. Da come vedete qui sotto ci danno anche le istruzioni su come usare questo virus e ci spiegano che premendo Shift e Esc insieme possiamo andare ad attivare ognuno di questi virus allo stesso tempo, ed è esattamente quello che andremo a fare noi. Cioè, giusto per capirci, prima di premerli tutti quanti, se io tipo andassi anche solo a premere questo pulsante qua. Letteralmente raga, come ho premuto il pulsante mi stanno iniziando a uscire un miliardo di messaggi di errore, stanno spuntando un sacco di robe a caso. Cioè raga, pure qua sotto sulla barra, guardate che roba. Ma proviamo ad aggiungergli ancora qualcos'altro. Se io anche vado tipo a mettere apri siti e programmi a caso, ha iniziato ad aprire dei... Si è aperto Google da solo e ha cercato i memes, sono veri. No, migliori modi per ammazzare. È venuta anche la scritta di Google, possiamo aiutarti. Cioè sta letteralmente cercando cose da solo. E la cosa incredibile di questo virus è che più passa il tempo e più questo diventa pericoloso. E quindi se mio fratello non riuscirà a chiudere tutto quanto subito, pian piano la cosa peggiorerà ancora di più. Che cazzo è sta cosa? Ehi, vuoi consentire a quest'app di apportare modifiche al dispositivo? Sì. Glitch allo schermo, cos'è sta cosa? Uè, che sta succedendo lì sotto? No raga, ho cliccato il pulsante screen glitches, che quindi vuol dire che il mio schermo inizierà a glitchare a caso. Lo schermo si sta glitchando, glitchando tutto quanto, cosa sta succedendo? Signori, a questo punto direi attiviamo tutto. Attiva questo, attiva questo, sì. Uè, porco due, mi è volata la tastiera. Raga, mi è volata a terra la tastiera per sbaglio, spero sia ancora viva. E la cosa divertente è che io ancora non li ho attivati tutti. Attiva anche questo, sì. Manca uno, attivalo. Guardate quante robe stanno succedendo, quanti virus ci sono, quanto sta glitchando. Poi guardate raga, mano a mano il virus diventa sempre più veloce, impazzisce sempre di più. Avete capito adesso quanto è potente il virus MEMS? E vederlo già così è assurdo per me, soprattutto perché io adesso non posso proprio più usare il computer. L'unico modo che ho per fermarlo è riavviando il PC
PC. Però questo mio fratello non lo sa. Quindi lui tutto tranquillo penserà di poter giocare a Fortnite sul PC quando in realtà troverà questo. E signori, ora che abbiamo visto come funziona il virus MEMS, direi che tutto quello che ci rimane da fare è prendere la memoria di questo PC che adesso è totalmente distrutto e pieno di virus e di scambiarla con la memoria del PC di mio fratello per far riuscire lo scherzo. Questa qua è la memoria all'interno della quale c'è il virus MEMS che io ho scaricato. E adesso quindi, prima che torni mio fratello, dobbiamo andare a mettere questa dentro al suo PC. Onestamente non ho la più pallida idea di come potrebbe reagire, perché le opzioni sono due: o si caga addosso, oppure, conoscendolo, c'è anche il rischio che tipo la sua reazione sia questa. Ah. Me. Quindi eccoci qua nella sua postazione da gaming, e quello là è il computer. Vado quindi a svitare le viti. Adesso che le viti sono tolte, posso andare ad aprire il pannello. La memoria non si vede perché è nascosta lì sotto. Ok, ci siamo, ho tolto l'alimentatore, eccola. Ecco a voi la memoria del computer. Quindi ora semplicemente li scambiamo. Ok, allora tutte le viti le abbiamo tolte, e questo significa che la memoria, eccola qua. Adesso vado a installarci dentro quella col virus. Avvitiamo tutto quanto e voilà, la nuova memoria è montata. Ora tutto quello che mi rimane da fare è rimontare insieme il computer, rimetterlo a posto, e poi ci siamo. E boom, il computer adesso è stato chiuso ed è perfettamente uguale a come era all'inizio. Perciò vado ora ad accendere il computer perché devo far partire il virus lì sopra. E ok, il computer è acceso e tutto quanto funziona come ha sempre funzionato. E ora, dato che sono le 18:48, quindi tra circa un quarto d'ora, 20 minuti, lui dovrebbe essere a casa, ci dobbiamo muovere, e perciò vado ad aprire adesso il virus MEMS. Vado ad avviare tutti quanti questi comandi uno per uno. Eccoci qua ragazzi, questo è quello che volevo, questo è quello che volevo. Il computer di mio fratello adesso sta totalmente glitchando, aprendo cose a caso, sta impazzendo. E perciò adesso, per completare l'opera, vado a spegnere il computer, anzi non a spegnerlo ma a metterlo in sospensione. Ok, praticamente la sospensione è che il virus in realtà è ancora attivo, perché il computer in realtà è ancora acceso, solo è messo in modalità riposo, ma lui non la sa questa cosa. Quindi lui arriva, accenderà il suo computer pensando che sia spento, entrerà nell'account e vedrà il risultato dei virus che gli ho messo. L'ultima cosa che adesso rimane da fare è mettere le videocamere nascoste nel resto della stanza per filmare il tutto. La mia idea è di piazzare queste mie videocamere che io posso vedere da remoto, in modo che io così posso controllare dalla mia stanza quando lui entra, quando accendo il computer e tutto quello che fa. Solo dove posso andare a nascondere questa videocamera? Beh, ho trovato il posto perfetto. Guardate attentamente in quel mucchio di cose, vedete una videocamera da qualche parte? Beh, signore e signori, l'ho nascosta precisamente lì. E soprattutto la visuale della videocamera è questa, cioè si vede perfettamente sul computer, si vede tutto benissimo. Ma voglio comunque un'altra videocamera ancora che invece riprenda la sua faccia, perché voglio vedere la sua reazione quando accende il computer e vede i virus. Quindi pensavo di metterne un'altra messa lì, solo che mettere questa qua è tipo troppo visibile perché è troppo grande. Quindi invece ho pensato di metterci semplicemente un altro smartphone. Così. Perciò tutto quanto è pronto, il computer è messo lì in posizione, le videocamere sono posizionate. Ora non ci resta che aspettare che mio fratello torni a casa, e quando arriva gli devo chiedere se vuole giocare a Fortnite con me. Così deve accendere il computer e cadrà nel mio scherzo. Ci vediamo quando arriva. Signori, mio fratello è arrivato. Devo accendere le videocamere. Oh, Nabbo, giochiamo a Fortnite. Sì, voglio giocare a Fortnite. Faccio la doccia. Va bene, doccia. Voglio giocare a Fortnite. Come avete sentito, mio fratello è letteralmente appena andato in doccia e gli ho chiesto di giocare a Fortnite. Ha detto di sì. È sembrato un po' stranito, quindi potrebbe sospettare qualcosa. Incrociamo le dita e speriamo bene. Allora, mentre mio fratello in doccia, vi faccio un attimo vedere la mia postazione, perché gli ho chiesto se vuole giocare a Fortnite, ma io starò qua al computer facendo finta di girare su YouTube, in modo che così lui andrà di là, accenderà il computer per aprire Fortnite e poi dire anche a me di giocare. Solo che quando accenderà appunto il PC, vedrà il virus e noi ci potremo gustare la sua reazione. E poi mi sento tipo dentro Five Nights at Freddy's, perché posso vedere tutto quanto da qua, posso controllare tutto. Ora non ci resta che lui vada di là e caschi nella nostra trappola. Ok, nel momento sta entrando in camera. Io da qua continuo a monitorare la situazione, aspettando che lui entri, perché si è acceso il computer. Non posso più andare di là, facciamo finta di niente. Si
sta vestendo, a quanto pare si sta mettendo il pigiama. Vai. Sì, sto finendo qui di studiare, arrivo. È arrivato qua, mi ha chiesto se vogliamo giocare. Io ho detto di sì, di iniziare a entrare. Ragazzi, è il momento, ha acceso il computer. Ti prego, dimmi che non vede le videocamere, è proprio lì vicino. La videocamera sta lì, lui sta camminando là. Ha acceso il computer, ragazzi. Ha acceso il computer, quindi adesso dovrebbe vedere tutto. Ok, mio fratello ha chiuso la porta. Se il virus ha funzionato, dovremmo sentire adesso la sua reazione. Oh. No, ragazzi, è passato troppo tempo, non è ancora venuto a chiedermi niente. Devo andare a vedere. Ex annuncio. Qual è l'annuncio? E me. Vieni un secondo. Sta dicendo qualcosa mio fratello? Vieni un secondo. Mio fratello mi ha chiamato. Mio fratello, grazie a Alexa, mi ha chiamato. Mi ha detto di venire un secondo. Il virus ha funzionato. Oh, adesso farò finta di niente e vado di là col telefono. Che c'è, Nabbo? Cosa lo dico io? Cos'è? Ma fra, che cazzo hai fatto? Cosa hai fatto? Non ho fatto niente. Ma hai scaricato qualcosa? Tipo sì, che è un gioco craccato, sta roba qua. Ho installato Watch Dogs. Basta. Quanto tempo fa l'avevi installato? Eccoli fa? Sì. Cosa cazzo hai fatto? Ho qualche dubbio, mi dà. Che dubbio hai? Che devo aver fatto io? Ho fatto una data base prima, questa non c'era. Non hai neanche acceso il computer prima. Ti stai glitchando tutto lo schermo. Se tu trovi un virus sul computer e ti metti a giocarci, fai partire l'antivirus. Sei sicuro non hai installato nessun gioco craccato e niente? Non va proprio più, non dà più segni di vita. La tua soluzione è tipo tecnico della scuola e stacco la spina. Hai staccato tutto, non il computer, tutto. Fai una preghierina che funziona. Dai, fixato. Comunque ti faccio i complimenti perché hai un futuro come tecnico della scuola. Congratulazioni, hai risolto il virus. Questo è stato un mega prank. Mentre non c'eri, ti ho tipo mezzo quella, la memoria che c'è nel computer. Non preoccuparti, non è la tua. Ah, meno male. Ti sei cagato. Ah, e fun fact, là c'è una videocamera e là c'è un'altra videocamera. Top mimetizzazione. Ti devo rimettere la tua memoria prima che fai qualsiasi cosa. Io ti ho cambiato proprio tutta la memoria. Cioè, io ho preso la tua memoria, l'ho sostituita con un'altra memoria dove ho installato tutti quanti i virus e ho scambiato le tue memorie e te l'ho messa nel computer. Io sono curioso di vedere la tua reazione, perché di là potevo vedere quella videocamera lì. Dall'inizio non capivo. Eri confuso. Poi ho iniziato a pensare che potevi essere te. Cioè, ma ero abbastanza chill. Eri chill? Sì. Vedremo la tua reazione poi in post con l'editor. Quindi, che dire, lo scherzo è effettivamente riuscito. Adesso ti devo rimontare il computer. Se volete altri video dove facciamo degli epic prank al qui presente Cescu, mi raccomando, voglio 10.000 like e iscriviti al canale per non perdervi. Che voto dai a questo scherzo? 10. 7. Ah sì, tra l'altro voglio dire un'altra cosa. Qui sotto c'è un microfono. Sì, vabbè. Oggi siamo professionisti. E signori, che dire, detto questo, come al solito, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.